far lavare le mani pure lei. Scusa. L'unico problema che c'è praticamente è che è banduto. Solo per stasera. Questo si dove va questa? Santa Caresi nel mondo. Sempre più e qui e là per
paesi, mari, monti e città. Basta così, maestro, grazie. Buon anche, basta così. Accese e la sera pagarne le spese, ci sta sempre qualcosa da fare. No, vabbè, tu hai organizzato un programma speciale. Tu gli spieghi inglese. Con gli amici, no. Siamo arriviamo la sera distrutti, ma per voi che ci state a guardare, siamo disposti a chi la chiama? Tornare e su, c'è la proprietà. E giù, su e giù vado girando sempre più. E su, e là, per paesi, mari, monti e città. Ma la voce femminile. E su, e su, e giù, e giù. Facciamo un applauso, Umberto Sardella! Ci conosciamo bene, che siamo stati nello stesso braccio in galera. Abbiamo... Allora, io intanto vi volevo avvisare che questa sera lo spettacolo va in onda in forma ridotta. Prima cosa perché siete pochi, cioè se non sono 1000-1500 persone io non mi riscaldo. Seconda cosa... Seconda cosa, perché mi sono ubriacato. No, però ora che mi ricordo, quando mi imbriaco dura di più lo spettacolo. Quindi sa se vi trovate bene. Piuttosto io voglio sentire un applauso da parte di tutti quelli che vedono Mudù. Questo sono soddisfazioni. Gli altri se ne possono andare a Sant'Agata. Che non lo conosco. Beh, io piuttosto devo ringraziare per forza l'organizzazione della Farandola che ha proprio deciso di portarmi qua. Non so chi è venuto questa malsana idea, però grazie a Peppino Camillo che di peso mi ha preso e mi ha portato qua. E voglio salutare anche la proprietà della Farandola, che è il dottor Di Buzzo e famiglia, perché loro hanno voluto, cioè io mi sono fatto un giro in questa azienda, è bellissima. Cioè, ad averla a Bari ci abiterei qua. No, veramente, ho prenotato una manca qua, mi farò un paio di mesi qua. Anzi, se volete venire, ci organizziamo, facciamo un giorno per uno. No, vabbè, è un'idea. Comunque, a parte tu, poi comincia l'estate, no. E magari vengono fuori i parenti, gli amici che vengono da magari da posti dove non prendete le note. C'è qualcuno che non ha mai visto un tu, facesse così con la manina? Qualcuno, tutti avete visto Mutù? Tu non hai mai visto Mutù? Di dove sei? Sant'Agata. E non hai mai visto Mutù? Che c'è la televisione bianca e nera? Vabbè, allora la spiegazione la faccio a te. Noi con il Mutù che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le barzellette e abbiamo fatto diventare dei piccoli figli. Una più lunga, qualcun'altra più breve, però attenzione, io quando mi incontro con il pubblico dal vivo ci tengo a specificarlo che non tutto quello che avete visto in televisione sono barzellette, molte sono fatti veri, cose che normalmente succedono per strada, noi le vediamo e le prendiamo, magari all'ufficio, una banca, alla posta, ma vediamo degli episodi strani, prendiamo e li mettiamo in televisione, non ci vuole. Per esempio, un paio di settimane fa mi è capitato di vedere una signorina che camminava per strada, in braccio aveva un dato, un bambino, no? Dietro si era appiccicato, sapete, quei giovanotti che vanno a cercare dei signorini per strada. I palloni, vedi, la signorina. La signorina si accorge che è seguita, fa finta di niente, continua a camminare con il gatto in braccio. E il giovanotto si prevede, la signorina, le piace. La signorina fa finta di niente, il giovanotto fa il sorpasso e si mette davanti. Signorina, quanto mi piacerebbe stare al posto del gatto. Sì, lui sta al posto del gatto. E vieni, te lo sto portando a castrare. Oppure voi sapete che in genere alimentari, frutta, verdura, ortaggi, i prezzi sono arrivati alle stelle. L'altro giorno, guarda, frutti vendolo, le zucchine, quanto sta? Ehi, sta scritto 5 euro. Sì, ho visto scritto 5 euro. Volevo sapere per 5 euro quante zucchine mi dai. Ma forse non ci siamo capiti. Una zucchina 5 euro. Una zucchina 5 euro, capisce? E che è di oro? Una zucchina 5 euro! Se un frutti vendolo, sai dove la devi mettere, la zucchina 5 euro?
Mi fa, sì, lo so, ma adesso non posso, ho già una melanzana a 7 euro. Quindi, ma allora, questo è giusto con 6 spiccioli, viste attorno a te, ma infatti strano, succedono addirittura a me, in prima persona. Con i figli a casa, un giorno viene da me il bambino piccolo, papà, la maestra chiama tutti gli amichetti miei con il diminutivo, a me no, madonna, non ho capito, che idea, papà, la maestra all'asilo chiama tutti gli amichetti miei con il diminutivo, a Luigi, Luigino, Antonio, Antonino, a Francesco, Franceschino, a me non mi chiama mai col diminutivo. Che cosa devo dire? Pompeo, quando crescerai capirai. Se qualcuno l'ha capito se la fa spiegare da cosa sta presso. Poi Pierino, Pompeo è cresciuto, mia moglie viene da me, Pompeo è diventato grande, 9 anni. Adesso con lui dobbiamo cominciare a parlare di sesso. Sì, in effetti, 9 anni, comincio a capire qualche cosa, parliamo con lui di sesso. E chi parla? Parlo io, parli tu? So, parlo io che sono il padre. Allora, aspetta che torna mio figlio, da scuola mi avvicino e fa, Pompeo vieni qua, è arrivato il momento che io e te dobbiamo parlare di sesso. Quello si volta e fa, va bene papà, dimmi che cosa vuoi sapere? L'altro figlio è peggio. Papà, ti devo fare una confessione. E parla. No papà, vedi che la confessione che devo fare è pesante. E va bene, sono tuo padre, di qual è il problema? Papà, io te lo devo proprio confessare, io sono gay. Cosa sei tu? Papà, io sono gay. Tu sei gay. Ma aspetta, fammi capire, che c'è, la Ferrari? No papà, non ce l'ho la Ferrari. Oh, che c'è, la Villa Portofino? No papà, non ce l'ho la Villa. Oh, che c'è, lo yacht parcheggiato in Costa Smeralda? No papà, non ce l'ho io. Allora stai tranquillo figlio mio, non sei gay, sei ricchione. Quello più grande è ancora peggio, tu hai figli grandi. Sì, sono dovuto, non credo. Cioè, no, sì, che età hanno? Ma con lui se lo ricordo. Gli ho chiedato la moglie da com'è. 28 e 30. Il più piccolo 28? Sì. Ah. Quindi da 28 anni la cicogna non ti porta più figli. E provate a cambiare uccello. Ah, ecco, è un altro ragionamento. Ai tuoi figli un sacco di volte avrei detto, mi raccomando, stasera puntuale alle 9 a casa. Si sono mai ritirati alle 9? Mai. Del giorno dopo. Vabbè, l'abbiamo fatto pure noi quando eravamo ragazzi. A mio figlio avevo detto, voglio stasera puntuale alle 9 a casa. Erano le 11. Ancora si doveva ritirare. Io incazzato come una bestia, ma ti dico, no, mo che torno a casa, lo ammazzo con i chiudi, alle gambe gliele devo dare. Alle 11.05 si apre la porta e entra mio figlio. Quel brutto farabutto di sonesso sgraziato. E poi stavo ritornato. Dove sei stato? Beh, dai, papà, lo sai come vanno queste cose, sei un uomo pure tu. Ultima te aiuto, dove sei stato? Beh, dai, papà, lo sai come vanno queste cose, sono stato a casa della pianta. E beh, 2 ore di più, che cos'hai fatto? Beh, dai, papà, lo sai come vanno queste cose. Io la guardavo e lei mi guardava. La guardavo e lei mi guardava. Io la guardavo e lei mi guardava, papà, mi sono fatto la fidanzata. Madonna, com'è la fidanzata a casa sua? Ma sei scemo. Scusa, non c'era la mamma? Sì, c'è. E lei non è venuta. Sì, è venuta. Io la guardavo e lei mi guardava. Io la guardavo e lei mi guardava. E la guardavo, e mi guardavo, papà, mi sono fatto pure la mamma. E ma che c'hai l'acqua in testa? Scusa, non c'era il padre? Sì, c'era. Ebbene, non è venuto. Sì, è venuto. Io lo guardavo, lui mi guardava. Io lo guardavo, lui mi guardava. Io lo guardavo, lui mi guardava, papà, mi sono fatto pure il padre. Papà, mi stai guardando? No, no, cresci figli, cresci. Ma vabbè, questo fatti recente, ma addirittura a me fatti strano, cominciano addirittura quando ero bambino.